Buonasera, benvenuti. Stasera siamo molto onorati per questa prima serata delle nostre Art Conversations, di questa nuova stagione di Art Conversations, di accogliere il maestro Liu Fan. Siamo molto, molto lieti e molto onorati della sua presenza stasera. Lui ha appena aperto due giorni fa una mostra molto bella a Parigi, alla Galleria di Kamel Menour. Se avete modo di vederla, mi raccomando, è una cosa bellissima. Sarà qui stasera in conversazione con Francesco Poli, che siamo anche molto lieti e onorati a cogliere stasera. Adesso lascio a Liu Fan e a Francesco Poli la parola per questa serata e vi do appuntamento per le nostre prossime i nostri prossimi incontri. Vorrei prima richiamare che in questi giorni abbiamo le proiezioni del film di Welsh Oakey, Cabaret School Days, che è molto bello, e tra i prossimi appuntamenti quello con Philippe Alain Michaud nel nostro ciclo Anacronismi il 19 di novembre. Buona serata a tutti e adesso lascio la parola a Francesco Poli e Liu Fan. Grazie. Allora, on va s'asseoir. Andiamo a sederci qua. Metto qua io, sì. Io approfitto qua, sì, per chiedervi una cortesia, siccome il riverbero della sala è molto forte, se vi accorgete, se ci accorgiamo che c'è del brusio diffuso, di abbassare un pochino il volume delle vostre cuffiette. Grazie. Va bene, buonasera a tutti. Io credo che non c'è bisogno di presentazione, maestro Liu Fan, che ha deciso lui di iniziare a parlare e fare una sua riflessione un po' generale sul suo lavoro, sulle sue opere e per inquadrare meglio anche il suo pensiero, perché sapete che lui è un artista ma è anche un filosofo, ha scritto molte opere di teoria sull'arte, sulla proprio... la propria visione del mondo dell'estetica. E quindi io lascio prima la parola a lui, che ci spiegherà un po' tutto, e poi incominceremo dopo, tutti voi spero, a fare delle domande, anch'io qualche cosa avrò da dire poi successivamente. L'occasione di questo incontro è legato anche a una delle sale più interessanti, se vogliamo, della mostra Prima Materia, che è attualmente aperta alla Punta della Dogana, dove forse per la prima volta, dicono il curatore, ed è vero, parlo di Caroline Bourgeois e Michael Govan, dicono che per la prima volta forse si sono messi a confronto delle opere degli artisti del gruppo Monat, di cui Liu Fan è uno dei grandi protagonisti, soprattutto il maggiore teorico, e opere dell'arte povera italiana. Ed è un confronto di estremo interesse, sia pure abbastanza, come dire, raccolto all'interno di una sola sala, con una serie di combinazioni, di corrispondenze, di confronti assolutamente affascinante, è un'occasione, credo, uno spunto di riflessione molto importante sia per gli storici dell'arte, sia per il pubblico in generale, per chi ama le cose. Quindi delle domande in questa direzione poi sarà un po' il mio compito farle, mentre nel caso di Liu Fan adesso sentiremo un po' come lui mette a fuoco la propria opera. Le immagini che vediamo qua dietro sono in loop e sono immagini di sue opere, tutta la serie delle sculture sono maledate, poi ci sono, non c'è bisogno di dirlo, sono delle sculture, o installazione sarebbe meglio dire, che sono precedenti al lavoro pittorico e anche successive, ma il lavoro pittorico è iniziato anche prima, ma soprattutto a partire dal 72, ed è diventato uno degli aspetti più, interessanti, più
intrigante, anche oserei dire, del lavoro suo, perché c'è tutto un rapporto tra pittura di matrice minimalista da un lato e calligrafia giapponese dall'altro, che andremo poi a come dire, un po' analizzare se possibile. Io lascerei allora la parola al maestro Liu Fan e poi vedremo. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono nato in Corea nel 1936 e successivamente nel 1956 mi sono trasferito in Giappone e successivamente per oltre 50 anni e abito in Giappone da circa 50 anni. Io da quando ero ragazzino, da quando ero adolescente, ho vissuto la tragedia della guerra in Corea, della guerra delle due Coree, quindi si trattava di davvero condizioni molto tragiche dalle quali poi mi sono allontanato e in Giappone poi quando mi c'ero recato non ho studiato arte, ho studiato filosofia. Successivamente, finita l'università, ho fatto vari lavori part-time e nel frattempo mi chiedevo cosa fosse giusto fare ed ero un bivio. Se fossi rimasto in Corea forse mi sarei dedicato alla letteratura, però il giapponese l'ho imparato in Giappone e poi ho cominciato a scrivere, a leggere e avevo pensato che ovviamente si trattasse di una lingua difficile, però comunque si trattava comunque di una lingua che non è la mia lingua madre, nonostante si trattasse di un paese estremamente vicino al mio, e questo per me era ragione anche di difficoltà e per questa ragione allora mi ero un po' avvicinato anche alle immagini, perché le immagini erano qualcosa che andava oltre le parole. Quindi passarono gli anni 60 e poi ancora periodo invece successivo all'università, alla scuola. Io in Corea mi occupavo solo marginalmente, diciamo, di quelli che potevano essere determinati argomenti politici, che potevano essere quelli appunto della ricostruzione delle Coree. E ho cominciato anche poi successivamente ad avere un certo interesse nei confronti dei movimenti sociali e politici, tuttavia ero sempre combattuto. E mentre io lavoravo appunto part-time in Giappone, al piano di sotto dell'azienda dove lavoravo c'era una galleria d'arte e lì c'erano molti artisti e critici d'arte che si recavano in quella galleria. Io avevo l'opportunità di diventare loro amico, avevo l'opportunità di vedere queste opere d'arte e così nel 67-68 ho deciso che volevo esprimere qualcosa per conto mio. E quindi in quel periodo avevo conosciuto anche alcuni artisti e avevo avuto delle influenze da parte loro. E ho deciso di dare vita ad alcune performance. Si trattava della seconda metà degli anni 60. In Francia c'erano state le varie rivoluzioni culturali, in America c'erano gli hippie, i figli dei fiori, e quindi si trattava di un'atmosfera estremamente di cambiamenti. C'erano varie proteste. Si trattava di rompere il modernismo e creare una nuova dimensione, qualcosa di libero, per respirare un'aria libera. E c'erano quindi dei movimenti sociali di questo tipo. E io è in questo tipo di contesto che ho cominciato a pensare all'arte. Nel 67-68
Quindi ho iniziato l'arte in modo attivo. E come ho detto poco fa, in quel periodo in Giappone c'erano dei movimenti politici e erano movimenti politici in cui il Giappone voleva allontanarsi, voleva diventare più libero nei confronti rispetto all'America. E c'era il movimento Ampo, che era quello praticamente che gestiva la, era un trattato che gestiva la sicurezza fra Giappone e America di modo che il Giappone potesse cominciare ad avere una maggiore libertà, staccandosi ulteriormente da parte dell'America. E quindi in quel periodo furono molto floridi anche studi di letteratura, arte. E quindi si trattava di cercare di creare ciò che si era pensato al 100%, e questo è il modernismo. Però invece in questo caso si cercava qualcosa di diverso, si cercava di allontanarsi, si cercava di rompere, di profanare quell'idea del modernismo in cui si doveva creare ciò che si era pensato al 100%, bisognava creare qualcosa che andasse oltre. In quel periodo poi negli anni 60, metà degli anni 60 ulteriormente, c'era stato l'arte povera e in Giappone poi c'era stato il Gutai, e c'era un contesto da questo punto di vista che faceva sì che la loro superficie, superficialmente questi due punti, queste due correnti erano simili. La parte, in pratica, si era deciso di allontanarsi dal concetto di voler creare qualcosa di necessariamente bello, invece di creare qualche cosa che fosse diverso dal sé, qualche cosa che si agganciasse con uno spazio, con qualcosa. E questo ad esempio con Ellis nell'arte povera, o Caroli. Ad esempio utilizzavano un cavallo al posto di un'opera, o utilizzavano carbone, tal quale c'erano stati. E si trattava non semplicemente di una creazione, e quindi sia in Giappone che in Italia e anche in America con l'artwork vi erano degli artisti che non solo creavano qualche cosa, ma che magari si recavano nel deserto e tiravano lì una linea, e si cercava di uscire fuori, di uscire nello spazio, o si prendeva della ghiaia e si portava della ghiaia all'interno di una stanza, o si prendeva una stanza e appunto la si riempiva anche con della terra. E erano tutti quanti degli atti diversi, ovvero erano degli atti che non avevano niente a che fare con il proprio modo di pensare. Era, si prendeva qualche cosa che non avesse niente a che fare con la propria personalità, con la propria persona, e da lì si creava l'arte. E anche in Giappone c'era la stessa cosa. Quindi dal principio del creare qualcosa si usciva fuori. C'è Terayama Shuji, un amico carissimo, e la sua frase era quella di buttiamo i libri e usciamo nelle città, usciamo in città, andiamo in giro. E quello che io ho cercato di portare all'attenzione di tutti in quel periodo era quello che dovevamo fare degli incontri. Era importante avere degli incontri, incontrare cose, incontrare persone. E io sono nato in Corea e arrivato in Giappone, e quindi il Giappone non è il mio paese natio, e quindi c'erano anche molti problemi difficili, e quindi io volevo dialogare con qualcosa che non era mio. E all'interno di questo, in pratica, era importante il processo in cui si esprimeva l'esterno e l'interno.
E quindi si trattava di un qualcosa che può sembrare un atto distruttivo, e ad esempio l'atto distruttivo che è quello di distruggere una lastra di vetro, che è una delle mie opere d'arte appunto, e può sembrare un atto violento a prima vista, però non si tratta del fatto che basta che si spezzi quel pezzo di vetro. Mentre c'è senza dubbio l'elemento della frattura di quel vetro, al tempo stesso è possibile per l'uomo che lo vede pensare, dà occasione di pensiero, ad esempio il modo in cui si spezza. Quindi l'atto di rompere non è fine a se stesso, si tratta di un atto espressivo che, visto anche dagli altri, può essere interessante. Possono ricevere uno shock dalla visione di questa contraddizione, quindi alla fine è un'espressione contraddittoria. E io ho continuato questo tipo di attività per un po' di tempo, e poi anche altri amici. Anche ci sono stati alcune altre opere di persone più giovani di me che avevano creato creato una pila di terra, cioè aveva letteralmente scavato la terra, e con la terra scavata aveva fatto una forma uguale a quella del buco scavato. Quindi come dire, diventa quasi un elemento in cui ci si chiede se l'arte sia stata creata o non creata, perché poi c'è Enokura Koji, un altro amico, che alla Biennale di Parigi di anni fa, in quel periodo della Biennale, c'era un albero di pino e lì aveva praticamente creato un muro fra alberi di pino. È totalmente insensato, e la gente si chiede perché c'è un muro fra gli alberi, non c'è assolutamente bisogno di avere un muro fra quegli alberi. In questo modo però lo spazio si vedeva, aveva tutto un altro tipo di visione, e quindi non si trattava solo del proprio pensiero, si trattava di una relazione con l'ambiente esterno, di una relazione con altri esseri umani. Vi erano varie relazioni che venivano a nascere. Quindi ci si chiedeva praticamente qual era il punto di partenza dell'espressione, com'è che si arriva all'espressione. E se utilizziamo un altro modo per esprimerci, non bisognava limitarsi semplicemente alla produzione, perché si trattava di una società che stava andando in un periodo iperproduttivo, quindi era necessario riuscire a non solo, era importante creare un link tra un collegamento tra il fatto anche di non produrre, cioè non solo limitarsi alla produzione, ma far sì che quello che era il minimo che era stato prodotto potesse essere riallacciato con un avvenimento. E in questo modo in Giappone il gruppo di artisti che la pensavano in questo modo hanno preso il nome di Monoha. Poi anche nella musica, nella letteratura è nato un movimento simile. Anche in Francia e in Inghilterra l'antiforme, l'anformel in Francia, e c'erano stati però quel periodo non c'era la quantità di informazioni scambiata che c'è adesso, e quindi si può semplicemente dire che in quel periodo in tutto il mondo si respirava una stessa aria di cambiamento. E quindi cercare di limitare la produzione e di promuovere la non produzione. Io appunto all'università ho imparato la filosofia, e quindi tutto ciò che faceva il mio gruppo io cercavo di riportarlo in parola scritta, in verbo scritto con libri, però ero stato anche estremamente criticato.
In quel periodo nessuno in Giappone era concordava con il monoha, e il termine monoha era, possiamo dire, dispregiativo, era un modo per dire quella gente, monoha vuol dire la scuola delle cose, sono solo un gruppo di sciocchi che non fa altro che poggiare un oggetto nello spazio e quindi non sono in grado di creare arte. Era, la parola monoha è nata proprio in, come termine dispregiativo. Però successivamente il monoha è cresciuto fino ad arrivare a essere conosciuto in tutto quanto il mondo. Quindi e alla fine, come dire, si è arrivati al monoha, cioè non c'è stato altro da fare, siamo arrivati al monoha quasi in modo naturale. Ovvero c'è un oggetto, l'oggetto. Però all'interno di questo tipo di corrente, questo tipo di corrente, l'oggetto è posto e non è necessariamente stato qualcosa di prodotto, può anche essere stato qualcosa che non è stato prodotto ma che è stato semplicemente proposto, e mi sono scordato di una mi sono scordato adesso del titolo di un'opera francese degli anni 60 in cui comunque si parla del fatto che esistono delle parole e che praticamente ci sono delle parole e dalle quali bisogna allontanarsi. In pratica a volte bisogna allontanarsi dal logocentrismo, perché siamo arrivati in un momento in cui la società si sta sgretolando in termini tali per cui non è più possibile esprimere chiaramente un singolo concetto tramite le parole, solo quelle. E questo ovviamente vale non solo per se stessi, ma può funzionare per tutta una serie di eventi che non hanno a che fare solo con il che non hanno solo a che fare con se stesso, con un solo paese, con una sola nazione, perché la comunicazione è qualcosa che serve tra ovviamente anche persone di varie parti del mondo che si devono incontrare. Com'è che queste persone possono comunicare? Ad esempio poi come materiali, c'erano vari materiali industriali che sono stati utilizzati come luci o altri materiali industriali, e al tempo stesso ho utilizzato anche dei materiali naturali, e dall'unione di questo ho cercato di dare anche ulteriori concetti. Nell'arte povera italiana e il monoha giapponese sono spesso comparati, e comunque l'arte povera italiana è molto più famosa. Il monoha è giunta dopo anche come conoscenza generale nel mondo, quindi veniva detto quasi che il monoha fosse una mimesi, una copia dell'arte povera italiana. Io nel 71 nella Biennale di Parigi, alla Biennale di Parigi ci sono arrivato passando per l'Italia, e c'era Fabro, Zorio, che erano diventati miei conoscenti in quel periodo, e poi alla stessa Biennale di Parigi ho conosciuto tantissimi artisti dell'arte povera, e anche oggi ci sono alcune persone, alcuni rappresentanti dell'arte povera che sono venuti a mancare, che erano miei amici, ma comunque anche prima di conoscere loro il monoha era già iniziato. Quindi a livello superficiale ci sono senza dubbio dei punti di contatto, però a livello profondo in realtà sono due cose totalmente distinte e separate. E diciamo che in sintesi l'arte povera italiana era un contrasto, era una protesta nei confronti di una lunga storia, era un modo per sovvertire la storia dell'arte, fin dove si riesce a pensare all'arte e nel frattempo poter creare una nuova espressione. Però il monoha giapponese
non aveva a che fare con il contesto artistico, anzi era qualche cosa, era un fenomeno, era stato proprio una, era stata un'espressione presa in considerata come singolo fenomeno. Quindi il monoha, nel monoha c'è molto meno elemento fra virgolette metafisico, nell'arte povera invece c'erano comunque una negazione e in quel, da quel punto di vista poi a livello artistico si trattava di due elementi distinti e separati, perché appunto nella base italiana c'era un principio di pensiero artistico, nella base giapponese invece c'era un tipo di pensiero di approccio. E quindi c'erano anche, come avevo accennato anche poc'anzi, nel periodo in cui gli studenti si univano nei movimenti sociali, si cercava di dare vita a performance, ad happening, eventi che erano limitati al situ, al luogo. Si trattava di una espressione di un singolo luogo, di un singolo spazio. Ed era qualcosa di non conservabile, in quanto diciamo l'arte, la monoha non era riproponibile. Quindi è proprio per questo che anche al giorno d'oggi le opere del monoha sono molto poche, ne sono rimaste molto poche, perché non era un non hanno qualcosa da poter conservare nel tempo e mostrare alle generazioni successive. E questo è un altro punto di distanza con l'arte povera italiana. Quindi questo punto era un elemento di contrasto. Noi dal 60 al 70, ad esempio, ci sono delle opere, quelle che mostro a Punta della Dogana, lì ci sono artisti del monoha che sono rappresentati. Alcuni di loro non sono venuti e alcuni appunto sono state anche portate dalla collezione di Los Angeles, di Messie Pinot. Mi pare che fosse la primavera dell'anno scorso, e l'anno scorso a Los Angeles si era cercato di replicare alcune delle opere del monoha, però ma è stato praticamente impossibile riproporre le cose del passato del monoha. Quindi l'unica cosa che si poteva fare è prendere gli appunti, riprendere le fotografie delle proprie opere che erano state create 20-30 anni fa, però andavano adesso riviste e corrette secondo quello che era il tempo attuale, quello che era. Non si poteva in pratica ricreare semplicemente un'opera tal quale. E quindi nel monoha non c'è l'idea di ricreare un'opera nel tempo in un posto diverso, perché è importante, il punto importante del monoha è quello di creare le cose in un singolo posto, in un singolo tempo, e la relazione, la correlazione fra tutti quanti questi elementi è ciò che fa sì che poi si abbia una espressione originale. E c'è Richard Long, un altro mio amico che utilizza pietre, anche io utilizzo pietre. Lui prende delle pietre dalla montagna e le mette insieme. E tra l'altro scatta anche fotografie di dove ha preso quella singola pietra e la propone.
Quello potrebbe essere proposto in qualunque galleria d'arte di qualunque parte del mondo e avere lo stesso tipo di accezione. Però invece nel Monoha, se si prende una pietra da un fiume o da un monte e poi le si utilizzano all'interno di una propria opera, invece queste hanno una correlazione così forte con il luogo dal quale sono state tratte che non saranno mai dei concetti eterni, saranno comunque dei concetti estremamente correlati con la base. E mi rendo conto che sia difficile, ed è per questo che dal 73 in poi gli artisti del Monoha non sono più riusciti a creare questo tipo di opere d'arte, e quindi il Monoha cambia. L'arte povera riesce a avere una continuatività partendo dal proprio contesto, ma invece tanti rappresentanti del Monoha dopo alcuni anni di attività passavano magari ad altre correnti e quindi non c'è stata una sostenibilità di questa corrente, perché era estremamente difficile riuscire a proporre sempre nuove performance. Tuttavia al giorno d'oggi il Monoha, non solo in America, anche in Francia, in Italia, sta di nuovo cominciando a essere un punto di attenzione. Che cos'erano gli anni 70? E si è cominciato a discutere di questo. E quindi siamo andati a trascendere il problema del Monoha. E pensando agli anni 70, Francia, Italia, America, in quel periodo ci si è resi conto che c'erano dei punti importanti, dei punti interessanti che possono diventare ulteriori spunti per altro. Quindi, vabbè, questo è quanto riguardava le mie installazioni, le mie strutture. Sculture. Poi successivamente, invece, per quello che riguarda la pittura, io da bambino dipingevo, poi ho lasciato la pittura perché quasi non la consideravo e mi ero dato appunto inizialmente alle sculture del Monoha. E dopo invece, passando prima per l'Europa, mi sono recato a New York, lì avevo visto Newman, il Black and White e questa grande e quella volta appunto vedendo quelle opere, quei dipinti, io mi sono reso conto che i dipinti, la pittura aveva delle grandissime opportunità. E quando sono ritornato in Giappone ho deciso che anch'io volevo darmi alla pittura. Però mi veniva detto, di nuovo come critica, ma come il Monoha non aveva deciso di non darsi alla pittura? Sì, è vero, effettivamente io inizialmente avevo pensato così, però ho percepito di voler cominciare a ridare vita alla pittura. Però anche lì non volevo creare un'immagine, volevo creare uno spunto. È per questo che ho cominciato con from line, from point, cioè dei punti, erano dei punti o delle linee che io creavo all'interno di una tela, e questo è qualcosa che può fare anche un bambino, può fare chiunque, è un'arte creabile da chiunque. Però se la si sviluppa all'interno di un sistema, quale sarà il fenomeno che si sviluppa? Si tratta quindi di una strutturazione dell'immagine. E inoltre parte dalla fisicità di ogni persona.
non parte dall'immagine, perché se c'è la correlazione con l'immagine, poi ritorniamo ad avere a che fare con l'arte tradizionale. Invece in questo caso doveva esserci un atto fisico, un atto corporeo, puro nei suoi termini, che creava una struttura, una consistenza, e all'interno di quella io appunto all'università avevo studiato filosofia, quindi dentro di me partevo dal concetto dall'infinito. Com'è che si sviluppa l'infinito? Ed è questo il tentativo che ho provato a fare. Con il pennello creavo questi punti, queste linee che a mano vanno a sparire, e poi di nuovo ricreavo la stessa ripetizione. Questa ripetizione in realtà è infinita. E questo concetto di infinito è quando si arriva alla fine degli anni 70, questo concetto si spezza. Come dire, nel tentativo di creare qualche cosa di estremamente fermo, qualche cosa che comunque sia solido, anche a un certo punto il corpo non sta più dietro a se stesso, e quindi si creano delle sbavature, e a un certo punto mi sono detto: ma perché no, va bene anche che ci siano sbavature, perché io voglio continuare a dipingere. E quindi ho capito come era importante creare anche dei dipinti che potessero sembrare dipinti di un pazzo. E così siamo arrivati agli anni Ottanta, in cui sia in America che in Europa c'era il New Painting. E andando avanti per 10 anni ulteriori si rivedeva un'altra struttura. E quindi si mettevano insieme, si abbinavano queste strutture all'interno dello schermo, e si arrivava agli anni 90, in cui lo spazio non dipinto diventa sempre più grande. Quindi lo spazio dipinto creano una relazione. E io lì sono riuscito finalmente a creare il collegamento con il monoha, ovvero l'elemento di non produzione con l'elemento di produzione, ovvero produrre il meno possibile, creando il link fra e il riverbero tra la vibrazione, tra lo spazio tal quale e lo spazio che è stato modificato, facendo sì che il concetto di finito, il concetto di infinito, il concetto di prodotto, il concetto di improdotto diventassero, come loro relazione, il vero elemento infinito, il vero elemento eterno. Quindi dipingere e non dipingere sono connessi, e grazie a questa connessione il riverbero è sempre più grande. Anche all'interno delle ad esempio il suono della campana è don. Ovviamente per fare suonare la campana serve la campana, ma serve anche l'uomo che la suona, e serve lo spazio, serve l'aria. E quando si sente il rumore don, è il punto di contatto, il riverbero fra l'essere umano, la campana, e lo spazio, l'aria, e quella vibrazione alla fine è l'espressione. E quindi ovviamente i singoli punti, i singoli pezzi non hanno un loro valore, ma dall'unione di tutti quanti questi punti, dal loro incontro, c'è una vibrazione, c'è qualche cosa di interessante, qualche cosa che esprime l'infinità, qualcosa di splendido. E quindi questo mio concetto è necessario,
però al tempo stesso è anche importante il concetto che non è il mio, che è diverso dal mio, e questa correlazione è importante. Quindi, e questo si, secondo me, ripropone anche all'interno delle mie serie dei dipinti, anche in dialogue, anche nelle, nella relazione delle opere scultoree che ho fatto. Quindi non si tratta solo della mia percezione, del mio pensiero, né della mia idea, ma di questi miei aspetti connessi con l'elemento altro. Quindi in una tela o su un muro io mi limito a disegnare, a dipingere solo uno o due elementi in nero, e perché grazie a questo poi aumenta l'espressività. Questo è il punto di partenza della pittura, semplicemente dal toccare a malapena la tela, il muro, è possibile dare vita a una grande vibrazione. E quindi, e a seconda di come lo spazio viene così leggermente cambiato, è possibile ricevere vari stimoli visivi, vari punti di partenza artistici, e questi punti di partenza artistici sono ciò che io ho fissato nella mia vita, ho guardato attentamente nella mia vita, e sono anche quelli che io propongo. Quindi è importante pensare a come questi si svilupperanno. Io stesso non so come si svilupperanno, però la cosa, io quello che propongo, quello che faccio vedere tramite il monoha è un punto di partenza. Però come questo punto di partenza verrà sviluppato e varia a seconda di chi percepisce quello spazio, quell'opera. Quindi, in precedenza, e ci sono degli elementi che quindi sono stati creati, delle opere d'arte che sono state create e poi successivamente distrutte, però quelle magari sono state il punto di partenza di un altro elemento che ha fatto sì che oggi il monoha possa diventare quel elemento così preso in considerazione che è oggi. Ed è importante quindi costantemente ripensare a questi punti di partenza. E questo, diciamo, è un po' quello che io percepisco e la posizione nella quale io mi trovo in questo momento. È il mio pensiero. Grazie. Beh, abbiamo, adesso tocca a me dire qualche cosa. Il discorso, l'analisi di tutto il discorso di Liu Fan sul proprio lavoro ha una linearità estremamente chiara, estremamente precisa, e con un'interpretazione un po' dell'inquadramento storico del suo lavoro, del lavoro del gruppo Monoha iniziale, che segue un punto di vista, che è un punto di vista di un artista che ha una dimensione di cultura internazionale. Lui stesso dice a un certo punto, e questa poi sarà una domanda che voglio fargli, che non, nel suo lavoro, il lavoro la dimensione orientale non va sottolineata in una maniera come noi, per esempio, occidentali o in italiani o anche in Francia, viene fatta. E che il suo lavoro, la sua problematica teorica da cui parte, è qualcosa che è legata a una dimensione internazionale, quindi in qualche maniera nega un'interazione, cioè una specificità orientale nel lavoro suo rispetto a quello occidentale. Questo l'ho letto, poi possiamo chiederglielo dopo se è così vero. Io non sono tanto d'accordo su quello, credo tantissimi, anche artisti che vedono il lavoro mirabile suo di tutto, si vede che ci sono tutta una serie di caratteristiche che sono la qualità, la specificità e l'importanza del suo lavoro sia nelle installazioni, chiamiamole sculture, installazioni che partono dal 69, 70 e che continuano ancora adesso, sia anche in particolare nella pittura.
E voglio spiegare questo. Dunque, dal punto di vista, diciamo, delle sculture, delle installazioni che realizzate da lui e dai suoi amici del gruppo, che io adesso leggo qualche nome, almeno quelli che sono presenti nella mostra, nella sala della mostra Prima Materia, che sono Susumu Koshimizu, le pronuncio bene, spero, Kojio Enokura, Nobuo Sekine e Kishio Suga, ecco, e anche altri artisti. Beh, questi lavori sono lavori che hanno, e naturalmente quelli di Rio Fanno, sono dei lavori che hanno messo in gioco una serie di elementi e hanno utilizzato dei codici di installazione che sono legati a una nuova concezione artistica, adopero un termine che aveva adoperato Manzoni all'epoca, non c'entra niente, degli anni, fine anni 60, come giustamente in maniera molto precisa e corretta ha sottolineato Liu Fan, che sono i codici e le modalità di operazione, che sono modalità dette in termini più generali processuali, e di utilizzazione di materiali, non di inventare nuove forme, ma utilizzare i materiali della realtà naturali o industriali o manufatti, utilizzarli e riproporre la realtà, reinventare la realtà con i materiali stessi della realtà, far reagire i materiali fra di loro e creare dei cortocircuiti tra gli aspetti primari di questi materiali, in modo tale da far riflettere, da far scattare un modo diverso di pensare le cose, far rivedere la realtà attraverso la realtà stessa, cioè creare delle situazioni con un concetto che non è venuto fuori qua, ma per esempio Celan sottolineava all'epoca e continua a sottolineare, importantissimo, che è un concetto apparentemente vuoto, cioè quello della tautologia, cioè presentare la realtà per quello che è l'acqua, la terra è la terra, cito un pochino a memoria quello che veniva scritto all'epoca, le pietre sono le pietre, ma il fatto, l'operazione artistica, l'artista bravo è quello che è capace di far vedere finalmente l'essenza, la pietrità, se vogliamo dire, la dimensione dell'acqua, l'essenza, la stessa cosa, con occhio nuovo. Qualche cosa che abbiamo sempre sotto gli occhi, che abbiamo sempre nell'esperienza quotidiana, viene messa, viene riproposta in maniera tale che costringe la gente a riflettere su quello. Ci sono degli elementi proprio, giocando su quello, faccio un esempio, vari esempi ci sono su questa cosa. C'è un artista che mi dispiace non ci sia nella mostra, perché è forse quello che ha più collegamenti o potrebbe essere legato più su certe riflessioni tra fisicità diretta, tra fisicizzazione concetti e aspetto dell'infinito, dello spazio-tempo, e parlo di Giovanni Anselmo, che certamente c'è nella collezione, immagino, non è stato messo, ma ci sono delle connessioni piuttosto strette con l'uso delle pietre, se vogliamo, e questa idea di sospensione che l'operazione di Liu Fan, ma anche degli altri artisti, per esempio il caso di Koshimizu, no? Quella della pietra dentro, scusate i nomi, mi scappano delle cose, e Koshimizu nel sacco di pietra, è questa capacità di creare, di fare un cortocircuito tra due materiali diversissimi, creare una sospensione, una indeterminatezza di senso, e aprire quindi alla fascinazione dell'oggetto nel reale, e quindi far riflettere sui fondamentali delle cose. Dicevo, questo collegamento, il gruppo Mono A è interconnesso con tutte le serie di ricerche in area europea, che sono certamente gli artisti poveristi che abbiamo citato, in area per esempio soprattutto in Germania, parliamo di Beuys che ha dato un contributo fondamentale, parliamo di altri artisti come Rainer Rutenberg per esempio, o lo stesso Jan Dibes nella prima fase del suo lavoro, oppure in altri artisti, in Francia meno, in Francia è più legato a un discorso sulla pittura minimale eccetera, di Sir Fassi viene un po' dopo, e naturalmente artisti americani, tra cui, che sono artisti processuali, arte processuale, da Richard Serra, e parlo dei lavori un pochino più contenuti all'interno degli spazi, e poi lui è, diciamo così, ha costruito delle cattedrali minimaliste straordinarie, parlo di Bruce Nauman, parlo di Eva S, parlo di Bollinger e di altri artisti, Kilsonier, sono tutti artisti che hanno lavorato in una direzione di questo genere. Parlo di un artista per esempio come Barry Leva, che si conosce un po' meno, ma che ha lavorato esattamente sulla spaccatura dei vetri in termini diversi. Ecco qua,
potrei fare su questo esempio una cosa interessante. Il Barileva ha fatto dei lavori del 67, quindi credo prima di quelli che ha fatto Liu Fan, ma con uno spirito che è diverso, uno spirito che è quello del evidenziare attraverso l'operazione della spaccatura dei vetri, tra l'altro misurata altezze diverse di caduta, stratificazioni maggiori di vetri, ma piuttosto per evidenziare l'aspetto del processo e il risultato, e deve innescare in chi guarda, quando si vede il vetro rotto, innescare il processo di realizzazione, comunque di azione che un'azione ha determinato. Nei lavori di Barileva non ci sono i pesi, perché lui non adoperava delle pietre, dei pesi per rompere. Nel caso invece del lavoro di Liu Fan, che è bellissimo, c'è la pietra, e lo si può vedere qua alla punta dell'Ergana e anche in altre cose, c'è la pietra che veramente sta lì, è stata lasciata, ci sono delle foto qua che fa vedere il modo con cui, e che spacca. La cosa straordinaria di questo lavoro di Liu Fan, che allontana moltissimo proprio dalla logica operativa di Barileva, nonostante le somiglianze notevoli, è che lì la spaccatura non è traumatica. Lui aveva accennato all'inizio del suo discorso che questo tipo di intervento era stato letto come un intervento distruttivo. In realtà non è distruttivo, è un intervento dove viene colto un momento particolare di indeterminatezza e di rottura, ma che una dimensione che è di sospensione del fatto, quindi innesca una riflessione, innesca un modo di pensare gli aspetti primari di quelle di fragilità, di peso, di natura, di artificialità, di trasparenza, di ottusità, tutta una serie di indicazioni naturali in questo senso qua. E quindi questo modo qua di lavorare, a mio avviso, questo, poi forse mi smentirà lui o altri penseranno diversamente, è un modo di lavorare che ha a che fare con col tiro con l'arco zen, insomma, con un'azione zen, è un colpo preciso, un'azione che è al momento giusto, è un istante che diventa un assoluto, in qualche maniera, lasciato lì. Così vale per altri lavori suoi, questo. Quindi questo è uno degli aspetti. Non so se, ecco, questo può essere già una prima domanda che posso fare al maestro, se arriva la traduzione. Il quanto sentito adesso è davvero una fantastica e precisa analisi storica. E io Barileva l'ho conosciuto di recente, perché in Giappone non era stato assolutamente presentato e non lo conoscevo, e di recente in America ho avuto l'opportunità di poter vedere le sue opere, e in Giappone alcuni anni fa era stato presentato, ho questa impressione, però è recente. Però appunto si trattava del 67, e in quel periodo in Giappone c'erano molti critici dispettosi che si soffermavano solo sul fatto di che si rompeva un vetro, e in realtà ci sono tantissime persone che rompono vetri, quindi ovviamente c'è Marcel Duchamp che l'ha fatto in modo cosciente, e lui quella volta lui si è imbattuto in questo atto per caso, però poi ha deciso che era interessante e successivamente ha deciso di farlo appositamente, e quindi ha deciso di introdurre questo atto in modo volontario. Quindi ce ne sono tanti. Io da un certo punto di vista, io sono nato nell'Asia orientale, e quindi l'Oriente, l'asiatico,
Non sono delle parole che mi piacciono, non sono degli aggettivi che mi piacciono, perché non credo di relarmi a questi, però è ovvio che per quanto io possa negare tutto questo, mi rendo conto che comunque l'atmosfera di una persona che è nata in quel frangente geografico, è ovvio che quel tipo di frangente comunque mi seguirà sempre in qualche modo. Ci sono ad esempio artisti italiani e artisti francesi che si assomigliano, artisti italiani e artisti tedeschi che si assomigliano, c'è una vicinanza geografica, a volte potrebbe sembrare che è impossibile operare una distinzione fra questi, ma invece no, si può operare una distinzione, almeno questo è quello che viene detto, perché secondo me invece ormai questa distinzione non è più utile, però invece ancora ci si impunta sul fatto di dire la Francia è la Francia, l'Inghilterra è l'Inghilterra, l'Olanda è l'Olanda, e ci si impunta sulla territorialità. E quindi io appunto sono nato in Corea, ho studiato in Giappone, e io so che quindi questo elemento è attaccato alla mia persona. Prima abbiamo parlato di Marileva e del suo vetro e del mio vetro. Ci sono dei punti in comune, dei punti di discordanti. Io non ho mai pensato attentamente a questo, però forse quello che si può dire è che Marileva, lei appunto ha analizzato perfettamente il fatto che c'è la fragilità, la qualità del vetro, e invece poi l'elemento di violenza del mio e l'atto di per sé e il fatto che si tratti di un'immagine forte. E però il punto importante sul quale poi ci si concentra è qual è l'elemento che ha fatto sì che il vetro di Marileva si rompesse. Non si vede l'elemento di rottura, cerca di soffermare sul fatto che c'è stato quell'atto e non si sa che cosa crea quell'atto. Invece nel mio caso si sa già che cos'è che ha creato l'atto dell'infrangimento del vetro. E quindi ovviamente da questo punto di vista si può interpretare come un atto di violenza, quello c'è, però in realtà al tempo stesso è descritto un attimo, è descritto un attimo quasi poetico, è qualche cosa che richiama un elemento di umanità, un'affinità che ci riporta che ci riporta all'atto che è accaduto, che noi ritroviamo accaduto davanti a noi. Quindi nel caso in cui ad esempio il vetro sotto fosse stato perfetto, non si sarebbe percepito la grande vibrazione, la grande percezione che si può ricevere dalla frantumazione di questo vetro, perché si arriva a questo punto a un atto che quindi è diverso rispetto a quello di Marileva. Quindi non si tratta comunque di una semplice rottura, è l'evento che è accaduto tramite la rottura, la frantumazione del vetro, e mostrando quell'atto si riesce ad arrivare a qualcosa di cosmico, per dirla in termini aulici, e qualche cosa che ci riporta un pensiero estremamente più ampio. Questo nel Giappone del XVI secolo c'erano
Sennorikyu, che questa persona che appunto era, possiamo dire che non si tratta di un buddista, comunque era in pratica un cultore della cerimonia del tè. E io non è che sono un grande esperto di tutte quante queste cose, ma Sennorikyu in un giorno di autunno, come adesso, c'erano delle pietre e c'erano molte foglie che erano cadute. Era una persona estremamente sensibile. Lui, vedendo quella scena, ha subito percepito qualcosa e ha chiamato un bambino e ha detto di rimuovere tutto dal giardino di modo che fosse tutto perfettamente bello, però di nuovo c'erano delle foglie che cadevano, poche se ne vedevano ormai, sulla ghiaia. Quindi il suo atto qual è stato? Quello di rimuovere tutte quante le foglie che erano cascate naturalmente sulla ghiaia, e poi ne ha prese solo alcune di queste e ha deciso di porre solo alcune di queste foglie di modo che avessero una bella forma. Era un modo per ricreare qualche cosa, e quindi è come una specie di repeat, di ritornello. Noi pure facciamo la stessa cosa, in pratica cerchiamo di distruggere qualche cosa e poi di ricrearlo secondo i nostri principi e criteri. È la stessa cosa che aveva fatto lui, eliminando le foglie, prendendo il bambino per rimuovere quelle foglie e poi prenderne di nuovo semplicemente alcune per porle all'interno dello spazio e di modo di creare un ambiente bello. Un ambiente che chiunque vedendo avrebbe pensato che fosse bello, che fosse fine. Questa è arte. Quindi non bisogna creare qualche cosa di bello secondo il proprio concetto. È molto importante prendere ciò che si ha e ricrearlo. Quindi l'epoché. E quello è un'espressione, il proporre l'epoché è espressione. Quindi io vengo definito asiatico, orientale, però non c'è niente di questo, non c'è niente di questo né asiatico né orientale, perché è qualcosa che può essere percepito da qualunque persona nel mondo. Ma mi fa piacere che ha adoperato un termine della filosofia occidentale, cioè epoché fenomenologica. Ed è un processo, cosa vuol dire? Vuol dire vedere di uno straniamento del mondo, vedere il mondo come se fossimo di spettatori della realtà in cui siamo, che è esattamente il déclic, possiamo dire così, l'attitudine che crea, determinata da un'operazione estetica riuscita, dall'arte, da queste cose. Questo è importantissimo. Queste cose qua sono modali, io non è che me ne intenda tanto di filosofia orientale ed altro, ma dette in altre parole c'è tutta una, ci sono delle costanti di fondo tra un modo di pensare occidentale e un modo di pensare orientale su certi aspetti, se certamente in questo caso sulla dimensione dell'estetica, della riuscita di un'operazione estetica che dette in altre prospettive hanno in fondo degli aspetti di fondo simili. Ha ragione lui a dire che il lavoro suo e che la cosa è internazionale e che ci sono e che è importantissimo che non ci si chiuda dentro delle specificità nazionalistiche o dei nazionalismi più o meno costruiti o ideologici, verissimo, ed è quello il grande contributo di tutta la generazione di artisti, ma anche dopo, ma parliamo di questa generazione di artisti di cui lui fa parte, e quindi sono gli italiani, sono gli americani, sono i tedeschi, sono i giapponesi, i coreani, eccetera, ma e quindi va bene quel discorso lì, quello interessante. Però ci sono aspetti dove il contributo diventa più interessante e altro, e le modalità di chiarimento della teoria estetica che ci sta dietro. No? Lui adesso leggo una cosa, un principio forte che lui ha sottolineato almeno nei suoi testi, altre cose, e che vale in parte anche per il modo di ragionare, il modo di impostare il lavoro artistico delle installazioni da parte degli artisti processuali, artisti poveristi, artisti concettuali, è quello che dire l'opera non è l'oggetto in se stesso,
ma l'opera è no? L'opera non è nell'oggetto, ma è soprattutto nella relazione fra gli oggetti, nella relazione fra gli oggetti e lo spazio, e dunque è nella relazione tra le cose e nella relatività della contestualizzazione in un luogo che si determina il senso di un oggetto, si determina la forza di presenza e il significato anche della cosa. Faccio un esempio banalissimo, questo nel campo delle cose. Se noi prendiamo gli oggetti di Duchamp, gli oggetti di Duchamp sono il grado zero, il grado più raffinato di anesteticità, la parola è sua, no? Questa, cioè né estetico né antiestetico. Lui prende un oggetto che ha una sua funzionalità, fa un'operazione per defunzionalizzarlo e lo propone come altro. Per esempio il famoso attaccapanni, è un attaccapanni che se sta attaccato al muro è un attaccapanni, se lo si mette per terra diventa un trebuchet, diventa una specie di inciampatoio di qualche cosa che fa. Quindi è questa capacità di spostare gli oggetti, di creare delle relazioni diverse, inedite, sorprendenti, spaesanti, senza, in termini o provocatori, e qui citiamo, possiamo citare diciamo certo dadaismo, oppure in termini senza nessun tipo di aggressività di contenutistica, ma in termini di sospensione delle cose. Allora il creare delle installazioni dove degli oggetti primari, delle forme primarie, gli oggetti primari nel caso suo sono, e lui ha scelto a un certo punto soprattutto le pietre, le lastre di acciaio, usate come elementi che sono anche elementi segnici nel coso, ma elementi che metti in una situazione di indeterminatezza per creare una relazione e per far scattare una riflessione, per creare delle condizioni form marking infinity. Cito questa roba qua perché questo è il titolo di una sua grande mostra personale che è stata fatta, è vero, dal giugno-settembre al Guggenheim Museum di New York nel 2011. Allora questo termine che lui ha già, non ha utilizzato, ma ne ha accennato parlando della pittura, è qualcosa di importante, interessante all'interno del suo lavoro e che poi caratterizza in modo individuale un po' la sua visione del mondo. Un ultimo punto, e l'altra domanda di fondo che vorrei fargli, è effettivamente c'è una svolta a un certo punto e incomincia a fare, non è che non avesse fatto pittura, io ho letto che delle pitture anche interessantissime sono state fatte agli inizi degli anni 60, ma ha deciso di iniziare a fare della pittura nei termini che ha spiegato in maniera più che chiara, più di così non si può, e fa una pittura a partire ancora una volta da un confronto, una relazione con delle pratiche pittoriche legate alle ricerche internazionali, alle ricerche di punta. In questo caso parliamo di una pittura più minimalista di partenza. È una pittura minimalista che può essere da un lato certe esperienze di monocromi freddissimi, che potrebbe essere un Robert Reimann, ma soprattutto un Agnes Martin in America, oppure il riferimento forse più un po' più vicino, visto che lui vive in Francia spesso, è un po' il gruppo di Burin, e soprattutto quello che mi ha colpito, c'è un riferimento in certe tasche che ultime dei lavori a Niel Toroni, ma in termini completamente diversi, adesso voglio sottolineare questo, e ci sono dei lavori proprio sugli elementi primari del fare pittura che sono stati elaborati, praticate per esempio in Italia da un artista bravissimo che è Giorgio Griffa, che ha una delicatezza, che aveva fatto il mostro nel 67 da Sonnabend, per dire, quindi ci sono a me a Parigi intendo, e quindi c'era tutta una serie di collegamenti in questo senso. Questo è importante. Lui arriva, la sua pittura arriva, cioè il punto di partenza, e di fatti si chiama, no? From point, from line, e poi c'è from winds, è uno sviluppo successivo. E questa idea di partire dai dati primari della cosa è tipico di una concezione, come si dice, di pittura analitica, di pittura autoreferenziale e cosa. Ma ecco che qui si innesca una connessione che lui stesso ha spiegato bene, ma non cosa. Si innesca una connessione con un modo di dipingere che è diverso, una sensibilità diversa, e questa vibrazione di cui lui parlava, perché è diverso? Perché tutto lo sforzo del riduzionismo minimalista concettuale è stato quello di abolire il più possibile o ridurlo a livello minimale
la vibrazione pittorica, di annullare quello che nella critica, diciamo così, minimalista americana parlano del painterly, no? Del painterly painting. Via il painterly, deve essere un painting che è soltanto azzerato a livello di primarietà della propria cosa. Invece, nel caso suo, arriva questa pulizia, questa cosa, intanto è la stessa materia che lui adopera, ho letto, che sono dei pigmenti minerali, che sono quelli delle tempere, ma mischiati a una colla animale, credo di coniglio, non vorrei dire una stupidaggine, che serve, che era la vecchia, il vecchio modo di fare i colori nel coso. E li adopera con una leggerezza, con una sensibilità, la parola giusta, che è propria di una matrice calligrafica, della tradizione del pennello calligrafico, cambiando supporto, perché là era su carta, e può darsi ha fatto anche carta e lui cosa, ma qua diventa su tela. E diventa, quindi c'è questo accogliere delle stanze, delle problematiche di tipo freddo e essenzialista occidentale, e riprendere, più che riprendere, averlo proprio nel sangue, in certa maniera, nella mano, nella sensibilità di mano, un tipo di vibrazione che è quella del coso. Ecco che allora questi riescono a essere né painterly, cioè non è il bel colpo di pennello, c'è qualche cosa vagamente, magari nel From Winds, che sembra qualche cosa di informale, ma non lo è poi, perché se si guarda bene, e nello stesso tempo avere questa specie di operazione che è un'invenzione artistica, e di cui è evidente l'impatto diverso, voglio dire, di queste opere. Citavo prima, se uno guarda i quadri con le tacche così di come si chiamano, si chiama From equivalenza, insomma, mi ricordo il suo ciclo di cose, e si guardano quelli di Toroni, per dire uno freddo, che dice che parte dal pennello da peintre del bâtiment, proprio del pennello da decoratore del cose, che fa queste tache col pennello numero 5 di quello, e poi fa così, è come un azzeramento totale di qualsiasi ispirazione, di qualsiasi sensibilità. Le tacche da lontano magari assomigliano anche, a parte quelle cose, ma sono tutto un mondo diverso. E questo far vibrare questo è un gioco artistico straordinariamente affascinante. E volevo chiedere se è più o meno d'accordo su quello che dico io. Poco fa è stato anche trattato il minimalismo, ed effettivamente anche gli amici del Monoha hanno preso in considerazione il fatto che le mie opere sono estremamente minimaliste, sono molto semplici, e sono le più semplici, sono semplicissime, e probabilmente si può dire che quasi non si possano ancora semplificare ulteriormente, e al limite della semplificazione, e si arriva a quel tipo di minimalità. Però con l'arte minimalista, io, diciamo, a livello superficiale forse sono simile a loro, però in realtà sono diametralmente opposto. Ad esempio Rangja, lui era, diciamo, Masahiko era esattamente quello che era esattamente com'era, just it is, esattamente così com'è. Però nel mio caso è just it is not, cioè quello che faccio io è ciò che non è quell'oggetto. Si arriva al limite estremo in cui ciò che si vede è diverso da ciò che si vede. Ovvero, e come anche è stato appunto riportato poco fa, è incredibile come ci sia una relazione con l'esterno, con lo spazio, con l'aria, con l'amplificazione.
però grazie a tutte queste cose si vede qualche cosa che va oltre tutti questi singoli elementi. Quindi la forma è minimalista, però il minimalista mostra solo quella forma minimale, e mentre invece secondo me questo non è possibile, perché l'essere umano non si ferma semplicemente a vedere una singola immagine, perché comunque vedrà qualche cosa che va oltre, e quello secondo me è un elemento splendido e al tempo stesso anche il limite del minimalismo, ovvero c'è una fantastica linea che è semplice però poi a volte non va, cioè è quello che si limita è dare un ambito minimale alla forma che presenta. E io senza dubbio anche io arrivo a un elemento che è estremamente semplificato, però quell'elemento non è l'elemento che si vede, perché è in realtà l'elemento insieme alla relazione dello spazio che lo circonda è ciò che in realtà poi crea l'opera d'arte. Quindi, da questo punto di vista, le mie opere, il mio lavoro, rendono la mia persona sempre meno presente. Cerco praticamente di fare in modo che le opere siano loro ad aprirsi e a un nuovo mondo, a una nuova dimensione, a una nuova espressione in cui, che non è autoreferenziale, ma viceversa è qualche cosa che mostra qualche cosa di più grande, che fa percepire qualcosa di maggiore. E io lavoro appunto andando alla ricerca di questa dimensione, e questo è quello che poi insomma mi rende differente anche un po' dall'arte minimalista. Vorrei farle una domanda io, l'ultima per me. Lei, siamo qui in questo bellissimo teatro di Tadao Ando, e quindi lei si trova un pochino quasi in casa, perché ricordo al pubblico, anche se non sai, lei è stato inaugurato poco tempo fa, qualche anno fa, 2 o 3 anni, un museo a Naoshima, dico bene come nome, Naoshima in Giappone, che, dove c'è progettato Museo Liu Fan, quindi c'è un museo della sua opera realizzato su progetto di Tadao Ando, e credo che ci sia stato un rapporto e un'interazione tra i due artisti, tra l'architetto e Liu Fan, abbastanza interessante. Vorrei chiederle che tipo di rapporto c'è stato dal punto di vista della discussione di come fare il museo, di che cosa, la scelta del rapporto tra spazi e opere, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui. A parte che c'è un'amicizia, immagino, ecco. Tadao Ando dagli anni 70 a oggi, e io lo frequento appunto dagli anni 70, quindi un amico di vecchia data, e l'architettura creata da lui posso dire di averla vista quasi tutta, non dico tutta, però di sicuro tutte quante le sue architetture ho avuto modo di vederle negli anni. E quindi io non avevo interessi nel creare un museo che riguardava la mia persona, però successivamente la fondazione capeggiata dal signor Fukutake e ha detto appunto, ha proposto che volevano fare un museo a me dedicato, e io ho dovuto rispondere che non ci avevo mai pensato. Lui, il signor Fukutake, ha detto: beh, per il momento io avrei questo tipo di intenzione, perché non provi a pensarci su? E io in quel momento non ho dato subito una risposta. Successivamente sono tornato in Giappone, ho ricevuto una telefonata da Ando che mi ha detto: ma perché hai rifiutato? E io ho risposto: beh, perché una galleria d'arte, un museo, beh, io non è che abbia davvero un interesse in questo tipo di cose, non ci ho neanche mai pensato. Però lui mi ha detto: ma no, non pensarla in questi termini, cerchiamo di dare vita a uno spazio
che tu pensi non deve essere necessariamente un museo, pensa a uno spazio, dimmi come insieme possiamo creare uno spazio insieme, creiamo insieme uno spazio interessante, che ne dici? E io ci ho pensato tanto, ci ho pensato a lungo, ho pensato, ah, ma guarda tu in che pasticcio sono finito, e lui mi ha detto, c'è Snank nel sud della Francia, dove c'è una basilica del XIV-XV secolo, e quando sono andato lì ho avuto davvero una forte ispirazione ottima. Era uno spazio silenzioso, camminando all'interno e riuscivo a tranquillizzarmi, c'era silenzio, percepivo una grande pace, e ho pensato che queste sono state in realtà tutte parole che mi sono state dette da Tadao Ando. Io non ero andato in quello spazio, è stato Ando a dirmi che era andato in quel luogo, parlavo di lui in prima persona, e quindi io quando ho sentito quello che lui mi ha detto, ho pensato che poteva essere interessante mettere un'opera all'interno, ad esempio, di una caverna, di uno spazio chiuso, di un luogo totalmente scuro in cui fosse poggiata una singola opera. Però quando arriva la luce del mattino, questa luce si rifrange all'interno e fa vedere in fondo, al fondo di questo spazio scuro, l'opera d'arte. E quindi, ecco, davo vita a vari spunti, a vari pensieri. Pensavo anche, quando gli esseri umani nascono, come nascono, quando muoiono, come muoiono, all'interno dell'utero della madre, all'interno del grembo della madre, e poi finiscono all'interno di una tomba, di una bara. E quindi pensavo a questo, questa immagine, caverna, grembo, utero, bara, questo era tutto ciò che nel frattempo mi balenava in mente. E in quel momento di nuovo Ando si è fatto sentire al telefono e mi ha detto, è un'ottima idea, allora perché intanto non fai uno schizzo e me lo mandi? E io così allora ho dato vita a uno schizzo veloce e ho continuato a pensare, gliel'ho mandato via fax, e dopo circa una settimana lui ha preso il mio schizzo in considerazione e ha cominciato a dirmi, e se facessimo così e se facessimo così. Come dire, ha cominciato ad aggiungere elementi per dare la profondità allo spazio, e parlandoci sempre più abbiamo capito che potevamo creare qualche cosa di bello, e mentre ci bevevamo un tè parlavamo di cose totalmente diverse, del fatto che a Düsseldorf, in suburbia, lui stava creando delle nuove architetture, che io sarei dovuto andare a vederle, e quindi non abbiamo parlato assolutamente della creazione del museum, e quindi in realtà abbiamo creato tutto non dialogando. Passando poi, dopo, in qualche modo, miracolosamente, dopo 2 anni, siamo riusciti ad arrivare alla forma finale. E io volevo ovviamente una volta cimentarmi nell'architettura, però non avevo mai avuto occasione di farlo. Avevo anche scritto alcuni trattati di architettura, io sono uno di quelli anche che è sempre stato puntiglioso e fastidioso nei confronti di quello che scriveva dell'architettura, quindi mi dicevo, oh mamma mia, adesso che mi ci metto io a creare qualche cosa del genere, com'è che posso dare vita io a una vera architettura? Quindi ho pensato che parlare con un vero architetto come lui avrei potuto avere degli ottimi spunti, però in realtà tutte le volte che ci vedevamo non parlavamo dell'architettura del museum, parlavamo di tutt'altro, eppure appunto siamo riusciti a crearla questa architettura, e quindi, come dire, siamo riusciti a capire reciprocamente che volevamo creare qualche cosa. Quindi c'era questa comprensione, e ci siamo resi conto che se avessimo avuto troppo attrito l'uno con l'altro, non saremmo giunti a nulla. Quindi c'è
ci sono questi 50 metri di calcestruzzo. E poi c'è come una copertura. E quella volta praticamente che io ero, ero andato a vedere lo spazio, come avevo detto appunto poco fa, c'era questa copertura e questa copertura copriva tutto quanto, quindi non l'avevo vista. E quando poi è stato svelato, c'erano questi, tutta questa calcestruzzo, io ho pensato, ah, forse questo non va bene. Perché non si muove l'aria e era quasi asfissiante e allora e ho pensato in albergo, non sono tornato a casa, ho pensato e mi è venuto in mente che nel mio lavoro ci sono degli elementi in cui si portano avevo anche delle opere d'arte che erano degli elementi a sei sfaccettature dove poi c'era della carta messa sotto e ulteriore poi c'era anche una sfera. E quindi se lì io dovessi, quindi se in quello spazio io dovessi creare una linea dritta che va, riuscirei a separare lo spazio e quindi per quello poi ho cercato di farne uno schizzo e l'ho mandato a Tadao Ando e poi l'ho chiamato al telefono e lui stava zitto, non mi diceva nulla e ho pensato, oh mamma mia, di nuovo e per una settimana non ho ricevuto nessuna risposta da lui e dice che le persone accanto a lui dicevano che non era molto interessato da questa mia idea però poi dopo due settimane lui ha detto va bene dai proviamo, può darsi che diventi che lo spazio si approfondisca però pareva che lui avesse detto a tutti quanti che cambiando lo spazio, inserendo quel tipo di elementi, questo elemento esagonale all'interno dello spazio, lui aveva paura che poi in realtà lo spazio venisse a denaturarsi. Questo era stato quello che aveva detto alle persone accanto a lui. Però quindi si era poi una lastra di metallo su cui c'era una sfera rotonda e su cui ulteriormente si poi era riproposto questo elemento esagonale. Però nel momento in cui alla fine sono stati posti questi elementi, lo spazio è totalmente cambiato, finalmente tutto quanto quel calcestruzzo, l'intensità di quel calcestruzzo e lo spazio, la trama e l'ordito di quello spazio sono davvero diventati molto più grandi, molto più vasti Ando, l'architetto, è stato anche più felice di me del risultato, quindi c'erano questo tipo di elemento quindi come dire noi non abbiamo quindi parlato nel dettaglio di quello che bisognava fare, anzi come possiamo dire abbiamo semplicemente continuato a parlarne e naturalmente siamo riusciti ad arrivare a questa forma. Posso dire che è stato un miracolo, è proprio stato qualcosa di miracoloso. E qui, e quando sono venuto qui a giugno di quest'anno, ho ricevuto una telefonata da Ando che mi ha detto, hai visto le mie opere qui? E io non gli ho detto no, non lo so. E
Però io in realtà ovviamente quella volta non ho venuto perché lui poi ogni volta che io vedo qualche sua opera vuole sempre un commento da me e dargli un commento ovviamente è sempre qualcosa di estremamente difficile e in questa occasione io finalmente sono entrato in questo spazio e ho visto come è senza dubbio una sua architettura in cui propone quasi una grande tenda, una tenda che tu quasi hai l'impressione di poter spostare, invece non puoi spostare perché è fisso questo elemento, però il fatto di avere questa sbavatura, questa inclinazione dello spazio quando si entra e dà un'espressione spaziale che è fantastica, che è davvero ben proposta e io credo che questo sia davvero il suo modo di creare, di realizzare lo spazio e per me è stato davvero una ragione di emozione vedere questo spazio qui attorno a noi. Grazie. Grazie. Fai tu. Okay. E, se c'è qualche domanda del pubblico abbiamo un 15 minuti più o meno. Magari, Angelo, possiamo accendere le luci, per favore? Grazie. Penso che siete tutti perfettamente esauditi, va bene, se non ci sono domande allora vi ringraziamo, vi auguriamo buona serata, grazie di nuovo a Liu Fan e Francesco Poli e per quanto riguarda i nostri appuntamenti vi ricordiamo il 19 di questo mese l'ultimo ciclo di anacronismi con Philippe Alemy Show e il 12 dicembre invece l'incontro con l'artista Tiësto Gates, per tutta la programmazione video poi ci sono i flyer all'ingresso, grazie ancora, buona serata.